Siamo con Giulio Torre, patron del Quinto Memorial Emilio della Penna. Quest'anno grandi novità, è un torneo che è cresciuto tantissimo. Sì, per fortuna è cresciuto tanto. Il merito del comitato organizzatore formato da Leo Giannattasio, Francesco Di Filippo, Pasqualino Rossi, Armando Falini, Mattia Ruggeri, Paolo D'Angelo e da me stesso. Abbiamo lavorato bene, abbiamo raddoppiato le squadre rispetto allo scorso anno. Quest'anno hanno partecipato 68 squadre divise tra le categorie esordienti, Pulcini 2006, Pulcini 2007, Piccoli Amici, e per la prima volta abbiamo inserito anche un quadrangolare di calcio femminile riservato alle categorie giovanissime. Dicevamo, un torneo dedicato ai ragazzi, ma soprattutto anche a chi non parteciperà a questo torneo, con diversi premi e concorsi. Li vogliamo ricordare? Sì, allora c'è un concorso secondo noi molto importante dedicato alle scuole secondarie e primarie che si chiama Il calcio ad un pallone. Abbiamo usufruito della importantissima collaborazione della Distilleria del Sapere. Sono stati presentati circa 48 lavori che verranno premiati nel corso della cerimonia di premiazione. Dopo avete organizzato un premio Orgoglio Giugliese, il Fair Play Tiberio Orsini. Allora, per quanto riguarda il premio Fair Play, siamo alla terza edizione, quest'anno sarà consegnato al mister Massimo Oddo. Per quanto riguarda invece il premio Orgoglio Giugliese, è la prima volta che lo facciamo, l'abbiamo istituito quest'anno e sarà consegnato alla pluricampionessa mondiale di pattinaggio artistico Giugliese Purosangue, che è la signorina Deborah Sbey. Per chiudere, naturalmente è un memorial, quindi vuole lasciare un messaggio. Chi era Emilio della Penna e cosa vi aspettate dal futuro se continuerete con questa bella iniziativa? Emilio della Penna è stato per Giulianova, in particolare per tutti noi del comitato, una persona splendida, prima che un tecnico di primissimo livello, che è stato il tecnico che Giulianova a livello di settore giovanile ha dato di più la sua impronta, vincendo 5 campionati. Però soprattutto noi vogliamo ricordare la persona di Emilio, perché era veramente una persona eticamente e moralmente eccezionale. Siamo con Deborah Sbey, pluricampionessa mondiale di pattinaggio artistico. Oggi riceverai questo premio istituito dal Memorial Emilio della Penna, Orgoglio Giugliese. Senza aggiungere altro, cosa possiamo dire? Una splendida carriera e oggi un'incoronazione anche da parte del mondo calcistico. Sì, per me è la prima volta che fortunatamente sono presente a questa bellissima manifestazione. Ero stata invitata anche altri anni, però per impegni appunto sportivi, gare, preparazione dei campionati non ero mai stata presente. Sono molto orgogliosa di ricevere questo premio, comunque istituito per il trofeo Memorial della Penna, e sono molto contenta di vedere che ci sono così tante squadre di bambini, ragazzi che fanno sport indipendentemente da quale esso sia, sono ancora più felice di riceverlo appunto nella mia città, Giulianova. Allora, tu sicuramente non sei nuova a calcare i campi, visto che recentemente allo Juventus Stadium a Torino ci sono i tuoi tra virgolette attrezzi da lavoro dentro al museo. Ci racconti questa esperienza, visto che oggi si parla solo di calcio? Sì, sicuramente è un'esperienza che porterò nella vita, e ho donato al ogni sportivo, no, ogni no, diciamo gli sportivi più famosi, anche se non mi ritengo così tanto famosa, viene richiesto di donare un loro attrezzo appunto. Io ho donato un mio body con il quale ho vinto il mondiale proprio al Museum Stadium, è sicuramente una cosa molto importante che porterò nel cuore. E dopo aver fatto questa donazione siamo stati invitati alla cena nella sala VIP, dopodiché abbiamo assistito nella tribuna ospiti alla partita ed è stata
Sicuramente fortissima. Diciamo che è una partita di Serie A, non avevo mai partecipato, ma lì proprio c'è un'atmosfera diversa, a partire dallo stadio, che è qualcosa di spettacolare, anche tutta l'atmosfera che si crea ogni volta che fanno un gol, con la musica, l'entusiasmo dei tifosi, è stata sicuramente una cosa fantastica. Debora, l'ultima domanda che ti vogliamo fare è: questa esperienza a livello professionale che ancora porti avanti, ci dai qualche notizia per il tuo futuro? Sì, diciamo che per ora sto ancora pensando se continuare o meno a fare le gare, però sicuramente mi piacerebbe insegnare e trasmettere la mia passione a tanti piccoli atleti. Siamo con Ennio Di Provido, delegato provinciale della Federazione Gioco Calcio Teramo. Presidente, riguardo a questa bella manifestazione, avete dato il vostro patrocinio, che cosa vi aspettate? Dunque, l'attività giovanile è per noi, per la Federazione Italiana Gioco Calcio e credo per tutte le attività sportive in genere, è il fulcro, da lì si parte in effetti, si educano i bimbi ai primi rudimenti, si portano in campo. Oggi c'è la problematica che magari non ci sono più gli spazi che avevamo una volta noi e i ragazzi sono costretti a stare sempre a casa. Le scuole calcio hanno questa funzione, è una funzione molto importante perché diventa quasi una valvola di sfogo per i ragazzi, perché possono fruire di spazi per poter giocare, stare insieme ad altri, socializzare, fare nuove conoscenze, arricchirsi e non rimanere a casa magari seduti, sdraiati con i telefonini e quant'altro. Quindi una federazione attenta soprattutto ai valori sociali, educativi di questo sport. Sì, in effetti è proprio così, le agenzie che dovrebbero farle, io le chiamo così, ma la famiglia, la scuola, diciamo così, anche le attività ricreative per i ragazzi ormai sono sempre state determinanti. La famiglia oggi è molto impegnata, per cui insomma non è più una famiglia di una volta, che magari avevano più tempo per i ragazzi. La scuola, anche lì stiamo perdendo, nel senso che una volta si faceva più attività sportiva nelle scuole, adesso se ne fa molto, ma molto meno. Per cui rimaniamo noi, ma non solo noi, del resto anche gli altri fanno qualcosa, dove magari con gli istruttori diamo delle buone regole, dei comportamenti giusti ai ragazzi e li togliamo dalla strada, magari che può offrire magari delle situazioni non molto piacevoli. Per chiudere, come lei ben sa, per la prima volta questo torneo ospita un quadrangolare tutto al femminile. La federazione, anche a livello nazionale, ultimamente sta spingendo molto sul calcio femminile in collaborazione con la Commissione Pari Opportunità. Dai dati che ha lei, è in crescita in provincia di Teramo? Dunque, in crescita, e lì è un grosso problema. Il problema è culturale inizialmente, nel senso che a far avvicinare le ragazzine in un ambito e in una realtà specificatamente maschile è un problema. Poi ci sono anche le famiglie, non è semplice. Certo, stiamo lavorando molto sotto questo aspetto insieme alla federazione, che sta spingendo molto verso il settore giovanile femminile. Speriamo che riusciamo a far sorgere anche delle scuole calcio al femminile, perché questa potrebbe essere una soluzione. Cerchiamo anche che all'interno delle scuole calcio arrivano delle figure femminili che sono importanti per queste realtà, in modo che le ragazze riescano a praticare lo sport del calcio e le famiglie magari siano più tranquille nell'affidare le ragazze a persone serie e a persone serie, sì. Sono con Nausica Cameli, assessore alla pubblica istruzione e pari opportunità della città di Giulianova. Insieme a noi c'è anche la Commissione Pari Opportunità presieduta da Marilena Andreani. Nausica, questo patrocinio per voi comunque segna un punto fondamentale, visto la collaborazione da quest'anno con la Commissione Pari Opportunità.
Sì, certo, questa è una manifestazione, diciamo, ormai una tradizione a Giulianova, ma per la prima volta quest'anno abbiamo dato sia il patrocinio dell'assessorato alle pari opportunità che quello della commissione pari opportunità. Importante perché per la prima volta c'è stata la partecipazione delle ragazze, quindi un quadrangolare femminile, e noi siamo qui ad accoglierle e festeggiarle tutte insieme. Quindi questa collaborazione si protrarrà comunque sempre più massiccia nei confronti soprattutto, ecco, del sesso femminile. Certo, noi siamo stati tra i primi comuni, se non sbaglio il secondo comune nella regione Abruzzo ad approvare la Carta Europea per i diritti delle donne nello sport, e quindi a maggior ragione siamo qui ad avvalorare questa iniziativa, e mi auguro che sia il primo di tanti anni, di una lunga serie comunque.